passaggi geniali ed ironici che nel fluire del racconto intensificano il rapporto con il passato e con ciò che in esso si è venuto, riappropriandosi di un presente che chiude la porta alla malinconia. La prosa propone un interessante spostamento strutturale nel suo sviluppo, caratterizzato dalla descrizione dell'amicizia tra due vecchi compagni d'infanzia, amici, complici, nel momento in cui uno dei due rimane solo e ha bisogno di aiuto. Stile garbato che scorre veloce tra incastri, virgole, metafore. La rimodulazione delle parole serve sino alla fine del racconto, magari a farci imparare davvero che l'amicizia è preziosa. Invece di farmi domande stupide, aiutami. A fare che? Aiutami a spingere e chiudere dentro la malinconia. Eccomi, bastava dirlo subito, no? Grazie. L'amicizia. Con una cicaletta di caffè in mano, Paolo fece la cura dal balcone la città di sei cittadini. Il palazzo sentendo i ritrosti insonoriti delle più mattinine, lo sfragasso della succata dea di Loaso, lo profumo delle prima caffè si spande in l'aria e la nuova rea non sono una campana. Dugna Manzano gli stessi cose. L'uomo, una sessantina d'anni e pensamentoso, con gli occhi puntati alla tazzina, gira l'ultimo mutigio di caffè e accende il zucchero attaccato allo fondo, fino a ognuno in chiesa. Lo vive il ranzico, come il ranzico recitarsi da quando la modella non è più. Gli manca la sua compagnia. Dugna mai vento in casa è una trista malinconia. Non la rischia mai greco. Da me da tempo la presenza soglia era spuntata. La manzana in rubiscia, pandallo travato, chita era dormita. A me di a casa. Pidallo profumo dello gustare dallo bultoni era regolare come posarsi la banca e aspettare essersi il voto. Quattro barali in alta notizia di un telegiornale, poi tanto chita la arrepiati e riuscia a fatturare il travato. E con un saluto che con il tempo agli abbattuto di pezzi. Prima lo bacio, poi la carezza, poi lo ciao con questa solo un soffio di canna. A Srintina prima lo barca, ci avanacca una mese, poi a casa sempre lo stesso giro di ruota. Paolo si volta di scatto, non può resistere questa cosa, signore, vuoi struttura. Sta mezza che ripassare la posta, paga la bolletta della luce, piglia la fida la bolletta. Pita la divina, piglia un carolo, le gialli d'altra, con tutta la una volta la Iana e ci la Iana. Quando sei con la nebusciata tutte quante le cose, sapevi di che già hai sbagliato, che mi sei sbagliato già in quel posto. Torna da Reggio e si pose l'antenna con gli animi, calmati pensamento. E lo ha rischiato e mi ha aiutato una girata a pigiare. Quindi lo passato come passato e sarà solo visto il carino come un pozzo, una lima no, un pezzo papino no, un lato di fare. Sa mente immediatamente che può dare rischio aiutando una lastra di rischi di farsi la radiografia. E come un pozzo, a Ucciaiti sta l'amico di sempre, la scuola elementare, si fa di muro, li gioca nei sempre. Ed è già avanti dei suoi anni e gli posso dare una lastra. Anda l'estro al palazzo, correndo impara dalle scale, anda lo palazzo uscendo in scala di Giovanni, si pone a danzare Anna con la mano in alto, a zuccare il campanello, quando vai Anna sa che invece Giovanni con un cane. E tu, a manzagliere così fitto, ecco la malazzata cosa si fa in casa. Oh, la camicia, dico, oggi un bisogno. Tu pure, c'è una botta che non mi ha fatto dormire tutta la notte Lucani con la marzatoria. Tu pure, no, no, comunque Giovanni figlia, Lucani è finita da notte per andare via al primo. E Paolo gli pone la botta e dice, ha un bisogno, mi serve una lastra.
Giovanni si faceva una presenza, una lastra, ma lavori di marmo, di granito, bianca, niente, con la fotografia davanti e di grande usare, ma è figli della demolata, sta mostrando molto, mi prende una lastra e gli racconta tutto quanto, cada via gli anni di casa che ci cura. Beh, purtroppo, allora, Paolo torna a casa sua, Giovanni che da Lugano porta a casa sua, mi chiude usare la cucina, e anche il garage di temi gli lassi la busta logica che parte da sempre, mi dice prima che capitiggia e parti a casa di Paolo. Quando alza gli scali si appone ad annazza la gara, chi è in legge, Paolo dice andrà fino a venire la macchina. Se rendi conto il macchino sono qui mezzo alle broni. Allora, l'epoca nella lastra. Questo pezzo volevo leggere. Lì lui cercano di infilare la lastra in un punto di stallo picco. Non è per niente facile, lì lui non so mai d'accordo per commuova. Ciarra mia mozzaretta, per chi non sa ciarra a me l'inzinante, a fichi il naso, i due amici, non voi, che un fattarete di poco conto ha già divinuto un ciaramento canto la montagna. No, e chi non andava nel cuore la pignotta. No! Se non stai caro, non avremo a fare posizione giusta. Poi di tanti, proi la lastra posizionata e la vulva di un ricco. Avanti il segno, spinge piano piano, disse Paolo Vigilenti, la striscio con la luce della fiamma dell'accendino. Un poco più forte, ancora, dai, dai, affondita per la pensione, dopo il toni sapri. Un sospiro dato di cuore alleggia la pensione, i due amici si stringono la mano e si abbracciano. Dallo piano di tutta, arriva una voce attenziata. Disgraziati, maleducati, porti, animali, hanno venuto a lavare voglia, non manco. L'inquilino torna a Trento con un tulente scandalizzato poi da essere affulato il bottone solo. Ha cerato destra il balcone, in forma di insinanti, prima che qualcuno inibiti alla palma che sia stato lo primo a intendivi. Anzi, ha vidivi, con lo stesso, pazia e visti, è più forte che è l'intesi. Paolo Giovanni da prima imparanesi, cioè qui non sono preoccupati per niente. Tanto che parlato sta di pera perché mi sono la ceramica. Allora, entrano dentro, sono arrivati da una parte. Scusate, mi sono emozionata. Allora, a questo punto si limiti fuori fino a 25, Paolo è entra dentro, qui la mazza dei giai e si pone a scrivere la Iana, e la Iana non ci via, e spignia, e tanti appuntamenti, e colpi di spade, e non ci via. Giovanni si è assustato del mare, ma cosa diamo se il prende? E non vede che sto costruendo la Iana e non ci oh Gesù Cristo mio, cosa per la malinconia mi è uscita fatta a me, mi la dai e non una mano ad agitarmi. E passatemi subito, no, sta colpita a poter pure spiegato, riesce a subire la Iana, sta cogliendo il mondo e un sospiro. A questo punto lì viene in casa è rimasta la lastra, è ambalata la lastra. La lastra di Paolo, mamma mia, come ti vengo tutta così figa, ma sarà stata importante questa lastra. Non ne so come di Giovanni, io ho già fatto un garage, la prima volta che oggi la facciamo in 2016, raccoglie nella lastra da terra e fa di Giovanni, ma questa è la lastra della prostata mia. Paolo Cagana del Redì, la figlia, la buona da ragazza alla luce, si gioca. Paragrafata che tutta carta che si fida non vuole la colpa. Ma non darmi colpa per un odio, no? Chi si tolto era e tolto è imbarato.